Sarei morto a quest'ora, invece grazie alla Papa Giovanni XXIII io sono vivo fino adesso che ho 64 anni. Poi ho iniziato a capire cos'era la vita veramente, mi sono aperto dopo un po' di mesi. Mi sembra di vivere una vita senza pelle, dove le emozioni, come adesso, ti entrano comunque dentro in maniera molto molto forte. Siamo all'incirca 30 persone, anzi 32, con la famiglia che è arrivata, no 35, no 32, con la famiglia di Rom che è arrivata. Sono stato arrestato nel 2007, il 21 giugno, a Bari per il traffico internazionale di droga. Quando sono arrivato qua ho capito che i soldi non sono tutto, cioè, c'è sempre qualche soluzione, cioè, se ti ritrovi il Signore in modo di preghiera o con gli amici, in fraternità. Yeah, this place is nice to us. It's nice to us, and I also want to thank the people that gave us the house, including the food. L'importante è far incontrare le persone. Quando le persone si incontrano, fa sempre la differenza nella vita. Ogni giorno nel mondo si fanno 13 miliardi di telefonate. Ora, con una telefonata, puoi fare qualcosa di straordinario. Salvare una vita. Offri un pasto a chi non ha da mangiare. In Zambia, 1500 bambini fanno affidamento su 26 centri nutrizionali. Alla mensa di Chalna, in Bangladesh, ogni giorno 900 persone hanno bisogno di un pasto. E così decine di migliaia di bambini e adulti in 27 nazioni del mondo. Sostienici. Chiama il numero verde gratuito 800-629-639. Un pasto al giorno. Qualcosa di straordinario.